non ti possiamo disturbare. Potrei chiamerei lontano, magari chiamo Giorgio Laveri. Vediamo un po'. Chissà. Giorgio? Sì? Pro, Pronto Giorgio, buongiorno. buongiorno Ciao Luigi, buongiorno a Giorgio. te. Ah, buongiorno. Come Qui stai? per Come noi è stai? buon Stiamo pomeriggio, per voi è buonasera. Noi siamo a Santiago del Cile. Perché io ho fatto una telefonata internazionale questo giro, questa volta qua, sapendo che tu eri ben lontano in luoghi veramente affascinanti e soprattutto, devo dire, ti invidio un pochettino, perché mi piacerebbe avere questo obbligo di permanenza in un luogo così affascinante come Santiago del Cile. Allora, co cosa mi racconti? Tu sei partito dall'Italia per un grande progetto lì in Santiago. Allora, sono anni che io vengo in Cile, in Argentina, in Sud America, e sono anni che lavoro qui con quello che è una parte del mio lavoro, perché tu sai che io sono ceramista, per motivi geografici devo dire, perché sono nato a Valvisola, ma in realtà da sempre vivo di cinema e teatro. Quando vengo in Argentina o in Cile, mio teatro e cinema, perché qui ovviamente si può assolutamente fare questo tipo di lavoro. È più difficile fare il lavoro diciamo di ceramista. E abbiamo Diciamo che fatto delle cose. tu sei un artista Non poliedrico, lo so, quindi ma lo ti cimenti dicono. in più cose, è vero? Sì, da tempo io mi occupo sia di teatro che di cinema che di ceramica. E non so con che esiti, però laddove c'è un qualche cosa da fare, io lo faccio. Soprattutto se si tratta di fare un lavoro legato al sociale, perché tu sai che io da tanti anni mi occupo anche di questo. E qui in Cile, devo dire, in Argentina, ho trovato il motivo di farlo, perché, come ben sapete voi, sia l'Argentina che il Cile hanno avuto negli ultimi anni due dei regimi più cruenti dittatoriali che hanno fatto più morti in Sud America. In Argentina nel 76 Videla e qui nel 73 con la morte di Allende il ben triste Pinochet. E quindi io avevo pensato anni fa di fare un'opera legata a questi due regimi e l'ho fatta in collaborazione con il Museo dei Diritti Umani e con la Biblioteca Nazionale di Argentina. E siamo riusciti a portarlo in scena proprio nel museo che tra l'altro lo ha acquisito e da qui noi abbiamo incominciato con loro e sono 2 anni che facciamo cose. L'anno scorso per esempio abbiamo portato qui in Cile la storia di Violeta Parra e Vito Rara, che sono due degli artisti, dei musicisti più emblematici dal punto di vista sociale e politico del Cile. La nuova canzone cilena è sicuramente una delle parti importanti di questa nazione. E queste cose le faccio con l'aiuto di persone magnifiche che ho qui, che conosco qui, che sono amiche e che sono professioniste. Qui vicino a me c'è Barbara Amigo, che è l'attrice principale dell'opera che l'anno scorso ha impersonificato Violetta, e alla mia sinistra invece c'è Jorge Indo che si occupa di tutta la parte musicale di queste cose, di queste opere. Ecco, ti ho voluto fare Ho un po', chiedo capito. scusa se ho parlato molto, però ho No, no, ma voluto fare questo cappello per capire meglio. Ecco. hai fatto molto bene. Io, sapendo dove eri collocato e sapendo il tipo di impegno che avevi, avevo preparato una canzone da farti sentire, giusto perché così i nostri amici potessero così sentire qualche nota che ci è molto familiare, sia a voi lì, soprattutto a voi lì, e a noi qui che abbiamo un certo tipo di passione.
se Andrea potesse far partire un brano in qualche poco, qualche piccolo accenno di questo brano. Che mi ha dato tanto, mi dio dos Questo è un omaggio a Jorge e a Barbara, grazie. Esatto, è un omaggio a voi e io l'avevo preparato senza sapere che tu in effetti facessi questo tipo di lavoro, tra l'altro con Barbara che in questo caso ho capito che interpreta la parte proprio di Violetta Parra o sbaglio? Lei è un'esperta di Violetta Parra, cioè di che tu eri Ah, esperta di ecco. Violetta. Pratica l'opera e più volte l'ha rappresentata anche nel museo di Violetta Parra. E quindi parliamo con una persona che di queste cose ne sa, anzi, te la mostro, te la faccio vedere. Eccola qua. È una bella Eccola, donna evviva! cilena. Ciao. Fantastico. Allora, io, Giorgio, ti chiedo una cortesia. Riuscite a stringervi un pochettino solo tre, così riesco anche a vedere Un tutti poco voi un po' più in presente, se no vedo soltanto una spalla. Ecco, tra l'altro è il musico, è giusto che entri alle costole del regista. Siete bellissimi, siete uno spettacolo. lui Allora, tratta musicale. tu ti circondi di persone, direi, a parte la bellezza che vedo qui della nostra Barbara, ma di alte professionalità. Sicuramente le attrici che hanno a che fare con te, che io so tu essere particolarmente pignolo e attento in certe cose, visto che hai anche un occhio cinematografico, sicuramente così. Chiaramente non posso invitare gli amici a vedere i tuoi spettacoli perché a livello geografico siamo un po' lontani, però sicuramente mi auguro che tu voglia portare loro due in Italia per poter così rappresentare il vostro lavoro anche magari in lingua senza problemi, lingua originale vostra, spagnola, quindi no, non è assolutamente un problema. Quello che per me è interessante è il fatto che tu stai portando avanti delle tematiche sociali che molto spesso, io parlo qui in Italia, non si è sentito parlare moltissimo, anche se si è conosciuto, si è capito la grave cosa che è successa in Sud America, ma forse non tutti sono ancora sensibilizzati a questo che è successo non tantissimo tempo fa, soltanto negli anni 80, quindi meno male veramente pochi anni fa. Quello è un grande impegno. Come sei stato accolto come italiano lì da loro che l'hanno vissuta in prima persona questa brutta diciamo avventura? Ma guarda, Livio, tu hai esattamente colto quello che è l'essenza del discorso. Cioè, tieni presente che quando avvennero questi fatti, l'ambasciata italiana aiutò moltissimi cileni e noi abbiamo un gruppo molto numeroso di cileni in Italia che, ricordo gli Intilimani, per esempio, che stavano giusto in Italia a quel tempo, no? E che tutti conosciamo. E quindi noi qui in Cile oggi siamo ben accolti perché la comunanza fra i due paesi c'è sempre stata, già da quei tempi. E quando io proposi questo lavoro ottenni dei grossi risultati a livello di aiuti, mi aprirono gli archivi perché effettivamente era un discorso che li interessava. E soprattutto li poneva in condizione di in qualche modo, fra virgolette, sdebitarsi, no? Per quello che noi avevamo fatto tanti anni prima per loro. E lo facemmo al Museo della Memoria, si presentò per la prima volta, il museo lo ha acquisito, oggi è nel museo a disposizione del pubblico questo lavoro, e ci dette molta soddisfazione, devo dire. Sì. Beh, penso che sia un lavoro che uno quando costruisce lo costruisce con passione, quindi il fatto di vedere un risultato,
è già una grande così, vittoria personale. E poi in più, se il pubblico ha vissuto in prima persona questo dramma, è chiaro che ritrovi sicuramente un interesse grandissimo. All'occasione ti ricordo, e mi ricordo, che ci furono dei momenti molto particolari e molto drammatici quando alla fine dello spettacolo noi organizzavamo una charla, un dibattito col pubblico e si ascoltavano uomini e donne che arrivavano da quegli anni e che raccontavano cose che mi hanno fatto rabbrividire. Perché fu veramente molto dura, ma non dal punto di vista della fame, perché questo è un popolo che è abituato a soffrire, ma proprio dal punto di vista della libertà. Non c'era libertà. Aver fame e senza libertà è ancora peggio. E questa è una situazione ancora peggiore, secondo me. Sì. Non, devo dirti che, insomma, ho ascoltato veramente delle brutte cose. Lo posso immaginare. Io sono curioso di sentire qualche parola di Barbara, anche se in spagnolo, però magari che ci possa raccontare la sua così emozione rivivere diciamo come attore dei personaggi importanti come Violetta Parra, che bene o male ritroviamo ad essere così con una canzone d'amore così grande da essere poi presa come esempio di canzone per diciamo contro la dittatura, una sorta di inno all'essere felici e ringraziare appunto la vita per un bene. In questo caso lei raccontava di un amore, ma in realtà l'amore era poi quello della vita, del poter compartire, come si dice appunto, le emozioni. Barbara, tu come hai vissuto questa occasione di avere questo lavoro di Giorgio che ti ha dato modo di esprimerti come attrice e come cilena? Compreso? E ti sta Sì, dicendo, sì. come tu viste questo trabacco che ti permettiò Di interpretare a interpretare Violetta. la Violetta con tutto quello che rappresenta, e sia politico, sia de amor, de vida, eccetera. Sì, representar a Violeta, yo creo que es el sueño de muchas actrices en Chile. Ella es un referente para las mujeres en Chile, o la mayoría de las mujeres. Es una feminista de siempre, cosa que está muy de moda ahora, pero ella fue feminista y fue muy transgresora en los tiempos en que ella vivió y lo que escribía. Lo que escribió en sus canciones hoy está muy presente. Entonces, representarla en un momento donde hay una revuelta social en Chile, en donde sus letras están muy en la boca de todos, es muy emocionante. Para mí Violeta es un genio. Lejos, ella es lo más grande que hay en autor o cantautor chileno, junto con Víctor y junto con muchos otros, pero para mí Personalmente. personalmente es lo máximo y representarla es muy, muy emocionante. Entonces, ha detto, per chi non avesse capito, che lo riassumo molto brevemente, che rappresentare Violetta, interpretare Violetta è il sogno di tutte le attrici cilene, che questa donna ha rappresentato per il Cile non solo una classe politica che si riferiva alla lotta, ma anche l'amore. Anche oggi che stiamo vivendo qui in Cile un momento difficile, perché a parte il coronavirus c'è anche una forte tendenza sociale al cambiamento. Ecco, parlare, interpretare, cantare Violetta è veramente molto, molto, molto importante. Ecco, grosso modo. Ho capito. Domanda al musico. In questo caso,
Violetta rappresentava una, diciamo, una, come si può dire, Giorgio, una pietra miliare, una cosa fondamentale per la musica del folklore cileno. Tu come hai vissuto da musicista questo rapporto con una grandissima cantautrice come Violetta? Come lo vive tu questo rapporto con Violetta come musicista? Come musico. Come musico, sì. Bueno, como para todos los músicos, como bien lo dices tú, es una piedra angular, Violeta Parra para todos, tanto Violeta como Víctor. Víctor y Víctor Jara. Víctor Jara. Sí, ya. Son los dos referentes más importantes para cualquier músico. Yo creo que de ahí muchos músicos como, y grupos musicales como Inti-Illimani, Quilapayún, iniciaron su trayectoria cantando temas de Violeta y de Víctor. En los inicios de estos grupos, o de muchos más, lo primero que se hizo fue cantar a Violeta y cantar a Víctor Jara. Entonces, musicalmente, Violeta siempre va a ser un referente importante para cualquier folclorista. Y Víctor Jara también, ¿no? Mi pare che sia stato più che esaustivo. Sì, Sta dicendo che, chiaro. esatto, hai capito perfettamente, esatto. Tieni presente che io ho dimenticato di dirti una cosa che è importante, perché a me personalmente dette molto, mi aiutò molto moralmente, alzò molto l'autostima, mi aiutò a presentare lo spettacolo in maniera diversa, perché noi si ebbe la fortuna in ogni spettacolo che facevamo di avere un ospite un po' particolare, e fra gli ospiti arrivarono la nipote di Violetta, Clarita Parra, arrivò un componente dei Quilapayún, che era Roberto Bonfax, Bonfax. arrivò un componente di Sole Giuvia, come si chiama? Charles Laura. Charles Dabra, In hanno parlato. e alla fine addirittura il nano Parra, che era Sobrino. sobrino di Violetta. Cioè, molte di queste persone vennero da noi, si presentarono facendo con noi un pezzo di spettacolo, e questo mi ha aiutato a capire che ero nella giusta direzione. Ecco, che eravamo nella giusta Beh, direzione. Perché era un ogni lavoro. artista qui fa riferimento a Violetta e a Víctor Jara. Certo. Diciamo che è stato un tuo coraggioso esporti, ma nello stesso tempo trovare ovviamente un terreno fer molto fertile, perché per loro era un piacere ovviamente poter lavorare con te. Io quello che ti volevo chiedere, l'ultima volta che ci siamo scritti così in maniera molto informale e amichevole, più da artisti poliedrici più che da particolari, diciamo, da persone dello spettacolo. Io ricordo di aver fatto per un tour italiano degli Inti-Illimani il tour dei loro 40 anni, e quindi riconosco che c'era una grande presenza sudamericana, perché fortunatamente noi in Italia abbiamo una grandissima presenza di amici del Sud America che ci portano il loro calore, la loro cultura, e ci rendiamo conto che siamo molto simili, perché cambieranno i fusi orari, ma siamo in realtà molto uguali. E quindi il fatto che io ti ho sentito l'ultima volta e tu mi hai detto: ci vediamo e chiacchieriamo a Pasqua, perché tu avevi intenzione di tornare in Italia per Pasqua. Come stai vivendo questo, diciamo, blocco diciamo, obbligatorio nel non riuscire a tornare in Italia? È una cosa sicuramente negativa perché ti tiene lontano da casa, però magari ti dà occasione di lavorare più nel profondo al tuo progetto. Guarda Livio, ti ringrazio molto di questa domanda, perché è una domanda che mi permette di esprimere tutta la mia solidarietà
a tutte le persone che sono ancora in giro per il mondo e non possono rientrare per colpa di questa pandemia o pandemia, non so come si dice, che sta affettando il mondo intero. Qui in Cile è la stessa cosa che in Italia, siamo in quarantena, non si può uscire se non con un lasciapassare. Io sono bloccato da 2 mesi, mi hanno cancellato i voli, come dicevo prima, come diceva te l'altro giorno, e mi hanno cancellato i voli e non posso ritornare. Il mio lavoro, in Italia, in Francia e in Belgio di, ceramista è fermo perché sono state cancellate anche le mostre che avevo in piedi. E quindi da questo punto di vista sono veramente mortificato, come tanta altra gente lo è, credo. E in più il fatto di essere obbligati a sottostare ad un nemico così invisibile che non conosciamo, che ancora non sappiamo come si evolve e come saprà evolversi e se sapremo fermare la sua evoluzione, ecco, questa non conoscenza. Ci dà ancora di più una sorta di, come dire, di incertezza, no? Che in qualche modo dovremmo e dobbiamo combattere. Io ho la fortuna, perché sono un uomo fortunato, di conoscere persone come loro, e di poter lavorare qui su altre cose, però, una parte di me è in Italia, che è la mia terra, dove ho amicizie, persone a cui voglio bene e tante altre cose. E il mio lavoro di ceramista, che è quello che tu lo sai bene perché anche tu sei multitasking, no? In questo senso, non poter esprimere quello che ho preparato l'anno scorso, perché il mio lavoro si prepara un anno prima e dopo si va a presentare nelle varie gallerie o musei o dove ho appuntamenti per presentarlo. Ecco, non poterlo fare, cancellare tutto quello che tu hai preparato un anno prima è abbastanza mortificante, è abbastanza, come dire, brutto. Io spero che cambi questa situazione. Vivere questa situazione, di difficoltà, nelle libertà, già ce le levano in tanti altri modi, ci mancava pure il virus. Ecco, quello che dico io. Mi auguro che in qualche modo si riesca a combattere. Ecco, come immagini la ripresa? Hai visto gli italiani sui balconi che cantavano in maniera così un po' allegra, tenendosi allegri quasi per forza, cercando di superare questo momento di crisi. Ma tu come vedi la possibilità poi di rientrare nei teatri, ricominciare diciamo le manifestazioni dal vivo, che è ovvio abbiano necessità della condivisione di tante persone. Come pensi? Pensi che possa modificarsi l'abitudine o comunque il metodo di lavoro? Io e te adesso stiamo parlando attraverso un canale web, ma in realtà io e te siamo persone che solitamente lavoriamo con i materiali e solitamente col fango, che è poi diciamo l'origine della materia che spesso trattiamo. Quindi pensi che cambierà qualcosa nel nostro prossimo futuro? Ecco. Guarda, nel 1922, parto da distante però faccio veloce, nel 1922 Murnau fece un film meraviglioso, un film muto, un silent movie, che si chiamò allora Nosferatu. Anni dopo Herzog fa il remake di questo film nel 79, Nosferatu, il principe della notte. Bene, non ha bisogno di metafore come invece l'aveva chiaramente espresse Murnau. Murnau, quando fa scendere i ratti, cioè la peste, dalla nave, questo pericolo incombente che sta per aggredire la Germania, che poi è il nazismo, ahimè, sappiamo tutti cosa è successo. Io in questo senso, come tutti spero siano antinazisti, lo voglio dire e lo dirò sempre. Ecco, Senza questa dubbio. metafora che Murnau usa non deve più essere usata da Herzog perché già si conosce il problema.
E i ratti arrivano anche in Herzog, anche lì arriva la peste. Questa danza macabra nella piazza della città è l'allegoria della morte. Noi stiamo vivendo in questo momento una danza macabra che sfocia con la paura. Tutti quelli che cantano oggi avevano paura ieri e forse hanno ancora paura oggi. È una paura che deve essere esorcizzata perché io mi auguro, come dicevo prima, che si possa vincere questa battaglia. Però credo che sia ancora molto lunga. Tutti noi usciremo da questa storia cambiati. Lo sarà Jorge, lo sarà Barbara, lo saranno i cileni, così come lo saranno gli altri paesi sudamericani, l'Italia e gli altri paesi d'Europa. Io credo che con l'aiuto di tutti noi, tutti uniti, si riesca in qualche modo a superare queste problematiche, perché altrimenti non ce la facciamo, dobbiamo essere certi di poterlo fare. Io ritornerò in Italia con tanta, tanta forza di fare, anche se so perfettamente che quello che farò sarà completamente diverso. O meglio, le modalità saranno diverse perché saremo costretti comunque a tenere sempre ben alta la guardia con le mascherine, i guanti, tutto quello che sarà l'armamento che dovremo preoccuparci di portare con noi ogni qualvolta andremo in un posto pubblico. Ecco, Allora, credo che sia questo il problema più grosso, riuscire a superare questa paura. mi puoi garantire, e qui ti voglio strappare una promessa, che mentre arriverai in Italia portando mascherine e guanti, magari in valigia no, però al tuo fianco ti porti anche appunto Barbara e Orghe per poter magari rappresentare in Italia il lavoro che avete fatto con grande fatica e entusiasmo lì da voi. Stiamo parlando da giorni e giorni di questa possibilità, stavi parlando di essere spettacolo in Italia, claro. Guarda, Guarda, sarebbe una cosa, io compro già un due sogno, biglietti, io dicevamo. compro già due biglietti. Bene, ti ringrazio molto. Io credo di aver trovato in te un grande amico e sono contento di aver fatto questa chiacchierata. Mi auguro adesso di vederti Anch'io. personalmente con la mascherina. E salutarti, di Ovvio, persona appena rientro in Italia. ovvio, ovvio. Va bene, chissà, magari ci incontriamo a metà strada, potremo magari trovarci così, io verso il Sud America e tu verso l'Europa. Allora, io beh, cosa Sarebbe molto faccio? bene. Sarebbe sicuramente entusiasmante perché saremo facilmente in mezzo all'oceano con una barchetta, io e te. Comunque, Remando. allora, remando, remando sempre. Allora, cosa succede? Che io a questo punto vi lascio al vostro pomeriggio cileno, dove sicuramente avete ancora tante cose da programmare. Qui da noi in Italia saremo più o meno verso mezzanotte o qualcosa del genere, e quindi faccio che fare una cosa: vado a portare giù l'umido, come ormai è tipico fare, e l'unica cosa che ci rende veramente uguali è ad andare a consegnare la spazzatura al momento giusto, e poi boh, speriamo di vederci su qualche palco prossimamente a raccontare delle storie importanti. Me lo auguro di tutto cuore.